oggi il nostro viaggio in Italia ci porta in Basilicata. Ci muoveremo in una natura maestosa e visiteremo paesi antichissimi, le cui radici affondano nella leggenda e nel mito. La prima tappa è Miglionico, a una ventina di chilometri da Matera. Miglionico sorge su un colle a circa 500 metri sul livello del mare. Si trova tra due fiumi, il Bradano e il Basento. Miglionico è uno dei borghi medievali della Basilicata centro-orientale. Si sviluppa intorno a quelle che sono le assi principali della città. Caratteristica del tessuto urbano di Miglionico sono le cosiddette viuzze, che però a un certo punto si riaprono verso quelli che sono i punti più attrattivi della città. Trattandosi di un borgo medievale, Miglionico, vista dall'alto, ha la tipica forma a croce greca. E noi miglionichesi, poeticamente, la definiamo un po' come se fosse una colomba. Uno dei progetti futuri per Miglionico è diventare una spalla turistica per Matera. Siamo molto vicini, quindi il Castello del Malconsiglio potrebbe diventare il fulcro per un'attrattiva turistica. Questo potrebbe aiutarci a richiamare ragazzi, menti, che tornano e rimangono nella nostra regione. Tappa obbligata per chi visita Miglionico è il Castello del Malconsiglio, che si ritaglia un ruolo quasi da protagonista nella storia d'Italia e soprattutto del meridione d'Italia. Da un punto di vista geopolitico, la posizione proprio del castello è strategica, è una vera e propria roccaforte su un terreno roccioso chiamato Cencre, da cui domina la valle del Bradano e, fino a quando non c'era l'attuale strada statale basentana, era tappa obbligata per chi dalla costa ionica voleva raggiungere Napoli. Sono nata nel castello. Prima di me ci abitava mio padre, poi siamo rimasti nel castello e fin quando mi sono sposata sono stata sempre nel castello. Altra attrazione del borgo medievale di Miglionico è sicuramente la chiesa madre, o meglio la chiesa di Santa Maria Maggiore. L'attuale chiesa, quella che vediamo ora, risale intorno al 1051. Da un punto di vista stilistico la possiamo inquadrare più o meno nel cosiddetto romanico pugliese e ha il classico impianto delle tre navate a croce latina. Di pregio artistico sono sicuramente i tesori all'interno, tra i quali troviamo il polittico di Cima da Conegliano, il crocifisso ligneo del 600 e l'organo fatto da 320 canne. La chiesa della Santissima Trinità si trova al di fuori del centro storico. È importante perché al suo interno vi è un ciclo di affreschi realizzati dal cosiddetto Maestro da Miglionico, chiamato così perché la sua opera più importante si trova proprio all'interno di questa chiesa nel nostro borgo. Inoltre era molto conosciuto nella zona, tant'è che aveva dipinto e affrescato perfino due chiese rupestri a Matera. Il prodotto tipico miglionichese per eccellenza è il fico secco. Tutte le famiglie miglionichesi da metà agosto a metà settembre si sposta in campagna per seccare i fichi e poi lavorarli. Una volta raggiunta la giunta essiccazione, il fico viene farcito con mandorla tostata, semi di finocchio e buccia di limone e viene infornata. La tipologia di fico che meglio si presta all'essiccazione e alla farcitura è il fico dottato. È il fico che ha i grani molto, molto piccoli che ne consentono una migliore farcitura. Papa Columbriad ne chiamano, che vuole dire mangia colum. Ci chiamano mangiare i fichi, perché a Miglionico il fico è un prodotto molto caratteristico. Infatti a settembre ogni anno si fa la sagra dei fichi secchi. La riserva naturalistica di San Giuliano è un'importante attrazione del nostro territorio. Si tratta di un'oasi protetta dal WWF che si estende per circa 2500 ettari. Tra le tante curiosità sulla riserva, recentemente nel 2006 è stata rinvenuta una balena, i resti di una balena appartenente al Pleistocene. Difatti si tratta di uno dei più grandi cetacei di quell'età, di quel tempo. Thank you.
Restiamo in provincia di Matera. A poca distanza dalla costa, raggiungiamo Valsinni. Valsinni è situata a circa 250 metri sopra il livello del mare ed è circondata da colline e montagne e da elementi tipici del territorio, come ad esempio timpe e pizzi. Il primo nucleo abitativo di Favale si sviluppa in epoca medievale attorno al castello. È proprio all'epoca medievale che risalgono tutte le preesistenze storiche architettoniche presenti sul territorio. Il castello medievale, che ancora oggi sovrasta il centro storico, è costruito probabilmente su una preesistente fortificazione longobarda. Il castello era difeso da torri squadrate e probabilmente accessibile solamente da un ponte levatoio. Questa è la chiesa madre dedicata a Santa Maria Assunta. L'origine è del XIII secolo. In stile romanico, una sola navata, conserva statue di assoluto pregio risalente al 1600-1700. Ho girato mezzo pianeta, cercavo delle cose che non le trovavo qua e le trovavo in giro, ma c'erano anche qua, solo che non avevo quella serenità, quella dimensione di pace, no, che serve per scoprire le circostanze e per vivere in un luogo e per amarlo. Molti sono stati feudatari che legano il loro nome al paese, ma la famiglia più importante è di certo la famiglia Morra. Siamo negli anni della guerra tra la Francia di Francesco I e la Spagna di Carlo V. Giovanni Michele Morra fu costretto all'esilio. A Favale qui rimangono sua moglie, Luisa Brancaccio, e i suoi figli. Isabella si distingue per preferire la letteratura e la poesia. Unico contatto poetico, l'amicizia con il nobile spagnolo Don Diego Sandoval de Castro, poeta anch'egli. Proprio i contatti epistolari tra i due fanno scaturire il tarlo della gelosia nei fratelli di lei, che uccisero la sorella e successivamente anche Don Diego. Queste qua che sono le caramelle di una volta, che sono le pere essiccate, con delle tecniche anche di trasformazione sostenibili con impianto fotovoltaico e essiccatori fotovoltaici. Noi abbiamo realizzato un modello che è partito dal passato e si può prospettare nel futuro. Chiama la tranquillità, Valsinni è il posto ideale dove vivere, dove trascorrere delle giornate, un periodo di vacanza. L'agana e cicera è un piatto della tradizione di Valsinni, un piatto molto antico ma ricco di sapori. Per un buon piatto di lagana e cicera occorrono 100 g di ceci secchi, 1 g di zafferano, delle foglie di alloro e di basilico, un gambo di sedano, un trito di prezzemolo, cipolla e aglio. Ed ecco qua, lagana e ceci. Valsinni, oltre ad avere delle bellezze architettoniche, ha anche dei sentieri e dei percorsi trekking molto interessanti. Una volta arrivati in vetta, possiamo godere del bellissimo paesaggio che ci offre, oltre a vedere dei resti di un'antica città greca. Il nostro itinerario in Basilicata prosegue sulle ali della storia. Siamo arrivati a Guardia Perticara. Guardia Perticara è arroccata su una collina tra il torrente Sauro e la montagna della Lata. La Valle del Sauro è intervallata da paesaggi lunari
creati dai Calanchi e da Montagne Rosse. Le produzioni più antiche del nostro territorio sono l'olio extravergine d'oliva e il grano. Benvenuti a Guardia Perticara. Il borgo odierno di Guardia Perticara si colloca nei pressi di un antico abitato enotrio che noi conosciamo grazie al ritrovamento di un'importantissima necropoli. Sono state scavate ben 632 tombe dalle quali provengono oggetti da corredo straordinari come ad esempio la Casa Tempietto Fittile, il modellino di Casa Tempietto. Gli enotri sono la popolazione con la quale i coloni greci entrarono in contatto nella Lucania interna. Dalle recenti attività di archeologia preventiva sono stati scoperti straordinari corredi tombali, tra i quali appunto quello dal quale proviene questo vaso fantastico, un cratere a figure rosse. Raffigura sul lato principale è la divinizzazione di Eracle che porge una coppa ad Atena. Sul lato posteriore una figura maschile panneggiata si presenta da una figura femminile, mentre il vaso è completato da raffigurazioni plastiche di due mascheroni di sileni sulle anse e da quattro teste di anatre. A Guardia sono presenti importanti palazzi nobiliari, caratterizzati da eleganti portali con gli stemmi delle famiglie nobili che abitarono queste dimore, come il Portale della Concordia. Stiamo percorrendo l'antica Via dei Carbonari, dove si scorgono architetture finemente decorate da pietre lavorate da maestri artigiani e le volte dei portoni in mattoni rosso. Possiamo osservare casette in pietra, scale che si inerpicano fino al castello, da cui si domina l'intera Valle del Sauro. Guardia Perticara ha subito nel corso dei secoli diverse trasformazioni, perdendo la sua conformazione architettonica caratteristica . Evento catastrofico che ha determinato un cambiamento per il nostro borgo è stato il terremoto del 1980, che ha distrutto l'aspetto urbanistico. Grazie al lavoro di progettisti e architetti locali, Guardia è tornata alla sua antica forma medievale. Caratteristici sono i sottopassaggi che si intersecano tra un palazzo e l'altro. Tipico è il loro nome in dialetto, Usport. Allora, per fare il nostro piatto tradizionale, tagliolini col sanguinaccio, usiamo la farina, le uova, cannella, cioccolato e sanguinaccio, zucchero, miele d'api e un mel d'ofic. Quindi si fa l'impasto dei tagliolini con la farina e le uova, poi si fa lo sciroppo. Dopo aver fatto la sfoglia si tira, si arrotola e si tagliuzza con il coltello. E i tagliolini vengono a cuocere direttamente nello sciroppo per qualche minuto e poi si mettono nei piatti o in una pirofila, come si vuole. E questo sono tagliolini più sanguinacci.
Guardia è stata scelta da Francesco Rosi per l'ambientazione delle scene neorealiste del suo Cristo si è fermato a Eboli. Ci spostiamo poco più a nord. Il profilo delle piccole Dolomiti Lucane ci attira verso uno dei paesi più misteriosi della Basilicata, Castelmezzano. Castelmezzano sorge ai piedi delle Dolomiti Lucane, in provincia di Potenza. Il nostro borgo, incastonato tra picchi di roccia arenaria, è immerso in una natura verde incontaminata. Castelmezzano è immerso nel parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Il nostro borgo è a stretto contatto con la natura e l'ambiente. Il nome Castelmezzano deriva da Castrum Medianum, che significa castello di mezzo, in riferimento alla sua posizione mediana tra i castelli di Pietrapertosa e Brindisi di Montagna. La struttura urbanistica di Castelmezzano richiama quella di un tipico borgo longobardo, costruito a terrazzamenti. Il borgo fu costruito dai Normanni tra il X e l'XI secolo e fungeva da roccaforte per via della posizione che dominava l'intera valle del Basento. Dell'antico fortilizio oggi rimangono i resti delle mura di cinta. È quella che noi chiamiamo la gradinata verso il cielo, una scalinata perfettamente conservata che portava all'antico punto di vedetta. Il centro storico è attraversato da due vie principali, collegate fra di loro da supportici, dei vicoli che passano sotto le abitazioni, caratterizzati da scalinate e archi. Il paese è bellissimo e la gente è bravissima. La chiesa in stile romanico di Santa Maria dell'Olmo fu costruita intorno all'anno 1000 ed è la testimonianza del passaggio dei Templari da Castelmezzano. Il tempio custodisce l'effigie della Madonna della Stella Mattutina, punto di riferimento per la cultura templare. Intorno all'icona è incisa la frase che veniva utilizzata per l'investitura dei cavalieri. Oggi Castelmezzano ha una forte vocazione turistica. Nonostante ciò, non abbiamo dimenticato le nostre tradizioni e gli antichi mestieri. Mi trovo a Castelmezzano dal 1949. Ho aperto questa attività quale fabbro, ma il mio mestiere vero e proprio è meccanico di precisione. Abituavamo la mano ad essere così precise onde poter fare domani tutto ciò che vogliamo. Castelmezzano per me è un bel paese, come paese è un bellissimo paese. Di speciale a Castelmezzano c'è il paesaggio che è praticamente stupendo, le Dolomiti, c'è il volo dell'Angelo, la via ferrata, il ponte nepalese e un'accoglienza meravigliosa. Sono di Castelmezzano, vivo in questo paese e amo molto la montagna e tutte le attività che riguardano la montagna, quindi il trekking, le passeggiate all'aria aperta e quant'altro. Mi piacciono perché sono delle vere e proprie palestre all'aria aperta, cioè si è proprio al contatto diretto con la natura, al confronto con magari la parete o la montagna. Quando faccio questa attività, il trekking o le vie ferrate o una scalata, mi sento una persona fortunata proprio perché sono nato in questi luoghi. Esiste una vasta gamma di possibilità, dall'escursione semplice su percorso segnalato, facilmente individuabile, a quella più complessa. E poi abbiamo questa novità da qualche anno di queste due ferrate che si rivolge a un pubblico un poco più avventuroso.
andare a toccare questa roccia stupenda, sentire i profumi delle erbe aromatiche e poi vedere questo panorama mozzafiato dalle cime dei picchi che noi attraversiamo in escursione, è stato ed è e continua ad essere qualcosa di veramente molto forte, emozionante. A Castelmezzano nel 2007 è stato inaugurato il Volo dell'Angelo, una vera e propria planata tra i picchi delle nostre montagne. C'è un cavo d'acciaio che prende tutti e due i borghi, Pietra Bertosa e Castelmezzano, oppure viceversa. Una persona viene messa su un carrello e con un'imbragatura si vola, va a volare su questo cavo, un cavo di 1,5 km che prende i due borghi. Beh, il volo di una dura dipende poi dal peso e dal vento, da un minuto a 1 minuto e 6 secondi. È una velocità massima a fine discesa di 120, anche oltre si può andare. Questo volo lo possono fare tutti quanti. L'ultimo che abbiamo lanciato un po' di tempo fa, un signore di 91 anni. E in più una signora canadese di 93 anni, un po' di anni fa. Noi operatori del Volo dell'Angelo usiamo il cavo come mezzo di trasporto, come prendere l'autobus, nel senso che da un borgo ci spostiamo all'altro borgo e ritorniamo la sera anche con il cavo al proprio paese. Una scarica di adrenalina, è davvero un tuffo tra gelo e terra. Un'emozione fantastica. Bellissimo, questa è un'esperienza da provare, perché è veramente uno spettacolo. Qui a Castelmezzano si mangia ancora bene. Questo è il piatto tipico di Castelmezzano, si chiamano crostele. Le facciamo in occasione di matrimonio. Quando si sposa ci incontriamo tutte le donne di Castelmezzano e prepariamo questo qua. Gli ingredienti sono farina, uova e un pizzico di sale. Poi si friggono nell'olio bollente e si condiscono con l'origano e ci vuole il miele e lo zucchero. Questo è il piatto finale. Mangiatevelo e buon appetito! Questo itinerario nella storia e nella bellezza della Basilicata termina qui, ma il nostro viaggio in Italia prosegue alla scoperta del territorio e delle sue meraviglie.